Benvenuti a un nuovo appuntamento con le interviste di Music. Oggi siamo con Erio. Ciao Fabiano, come stai? Ciao. Bene, bene, molto bene. Tutto bene, anche te in questa giornata sto facendo un po' di interviste, vedo tutti gli sfondi delle vostre camere d'albergo. Immagino tutti che... uguali. Tutti uguali, ma non potete personalizzarle, magari metterci dei poster, no? Niente, vivi. Penso di sì, se chi se l'è portato. Io non sono un grande decoratore, a parte che la parte bassa della camera ho confusione perché lascio tutto in giro. Ho libri ovunque, basta. Va bene, Miro, allora, quali sono le tue aspettative all'interno di X Factor? Cioè, va bene, il tuo percorso è un percorso artistico che dura da anni e appunto leggendo un po' le tue interviste, un po' le tue dichiarazioni, era arrivato il momento giusto per fare questo tipo di esperienza. Come è stata? Come è nata? E soprattutto cosa ti aspetti? Ti aspetti un ritorno mainstream oppure una voglia di far vedere la tua arte a un vasto pubblico che magari fino adesso era un pochettino più piccolo? Aspettative precise cerco di non farmele perché mi sembra la ricetta per trovare delle belle delusioni nella vita, farsi delle aspettative sempre in generale. Quindi diciamo che con gran fatica cerco di non avere aspettative mai su niente. Sicuramente quando dico che era il momento giusto, si tratta proprio di un incrocio di vari momenti miei, sia a livello personale, individuale. Quindi un lavoro che ho fatto nell'essere un po' più aperto rispetto alle dinamiche proprio della vita in generale, perché ho teso sempre ad essere abbastanza un maniaco del controllo, e invece diciamo che ho lasciato un pochino andare più il flusso degli eventi, questo a livello mio personale, che si è riflesso anche un pochino sul mio lato da produttore musicale, da scrittore, insomma da cantante, nel senso che ho cercato di aprirmi anche all'idea di fare delle esperienze differenti. Mi sentivo di aver un po' esplorato l'ambiente indie in cui avevo sempre bazzicato e mi ero quasi trovato davanti alla scelta o di mettere tutto in pausa, comunque di fare uno stop a livello di produzione pubblica. Ovviamente poi uno magari continua sempre a fare musica da solo perché è una passione. E diciamo che quando si sono incrociate queste due cose, cioè il mio cambio di prospettiva come persona e questo cambio di prospettiva come musicista, si è aperta l'occasione e anche la volontà insomma, di fare i provini iniziali del programma e ora sono qua dentro che nuoto con la corrente, spero non contro. Facendo un'introspezione in te, se dovessi rifare il percorso lo rifaresti oppure dici no, cazzo, ho sbagliato di brutto, No, la oppure cosa bella, ripartiresti tutto. rifarei tutto, in realtà spesso mi dico, avrei dovuto farlo prima, perché sì, diciamo che l'idea che avevo dall'esterno di tutta la macchina, di tutto il processo che è partecipare a X Factor, che comunque non è solo il live o il daily che vedono da casa, però è anche vero che il momento era questo, non me lo sarei probabilmente goduto, il Fabiano... Di qualche anno fa non avrebbe forse apprezzato tanto il Fabiano di oggi tutto questo. Su X Factor c'è anche molto l'aspetto visuale, cosa che è molto importante anche nel tuo tipo di arte. Cioè, la chiamo arte perché secondo me dire solo musica è un po' limitante e quindi mi piace allargare appunto il concetto. E quindi anche l'aspetto visuale gioca un ruolo fondamentale, come dicevamo prima, nella tua arte. Cosa ci dobbiamo aspettare per le prossime tue esibizioni? Cioè, come ti stai trovando anche qua con i coreografi, con il team, con lo staff? Allora, ovviamente il mio progetto ha un aspetto visivo, visuale molto importante. Il fatto di essere qui, infatti, è una bellissima occasione perché qui ci sono i mezzi per fare veramente qualcosa che normalmente uno nel suo concerto privato, soprattutto alle dimensioni in cui ho suonato di solito io in giro, non è neanche lontanamente immaginabile.
Quindi diciamo che stiamo cercando di utilizzare al massimo tutte le cose a disposizione, pur assicurandoci di non togliere intimità e autenticità all'esibizione, perché comunque il punto di forza finora, ma anche negli anni, è sempre stato quello di avere una comunicazione abbastanza semplice e diretta e molto emotiva. Quindi è importante non mettere così tanto aspetto visivo da togliere centralità poi a quello che è importante, che sono le parole, la musica, la voce. Quindi stiamo cercando di trovare una quadra in cui tutto è in sinergia, bisogna che le cose siano molto eleganti e non andare mai oltre il livello in cui la messa in scena copre quello che poi è importante, ovvero l'esibizione canora e l'espressione canora, appunto, artistica. Ascolta, giocando, anche l'ho fatto prima con i tuoi colleghi, immaginati di essere al posto appunto di Manuel e di essere in una Super League di X Factor. Puoi scegliere tre artisti, ma chi vuoi, cioè non di questo X Factor, ma proprio mondo vivi, diciamo. Chi prenderesti nel tuo roster? Cioè, immaginandoti di fare questa roba alla stragrande. Chiunque del mondo, quindi un po' come Chiunque dire nel gli mondo, artisti preferiti. chiunque, tre Allora, preferiti. non vincerei probabilmente, però mi prenderei Bjork sicuramente. Probabilmente mi prenderei Joanna Newsom. E vediamo per terzo che ci possiamo mettere. Ah, FKA Twigs ovviamente. Ok, E dai. forse farei una squadra anche più grande, però i primi tre che mi sono venuti in mente, dai. Va bene, tre personaggi che danno anche, appunto, come dicevi te, un grandissimo impatto visivo. Cioè, già mi immagino Bjork, il palo dove fa il volto in giro, Esatto. c'è cioè, una roba così che dovrebbe essere una cosa stratosferica. Sì, probabilmente non vincerai, però fa No, niente. no, no. Va bene così, la vita. Va L'importante è bene così. partecipare, si dice. Importante partecipare. Va bene, Fabiano, ti ringrazio per la chiacchierata, per le due battute. Non vedo l'ora di vedere la tua cover di giovedì sera. Non spoileremo niente, dai, fa niente. Vedremo. Voglio essere stupito questa volta, appunto, ma sicuramente so che il tuo Emanuele riuscirete a darmi una bella botta. Dai. Grazie Ti mille, ringrazio grazie e buona giornata, buon hotel, visto che ormai sei chiuso lì mille. dentro. Sì, ma mi trovo bene. Bene, Grazie dai. mille, buona Ciao, buona giornata a giornata, voi. grazie. Ciao, 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 ciao.